Al Barbetti di Gubbio vince la noia, il Teramo incassa il primo punto del suo 2019. Partita brutta quella in terra d'Umbria, il Diavolo lancia dal primo minuto Saveriano Infantino in coppia con Sparacello e con Zecca che entrerà invece soltanto nella ripresa. Come detto, un pareggio che sta meglio ai ragazzi di Maurizi, muovere la classifica era la priorità e lo 0-0 è davvero grasso che cola, soprattutto perché le poche opportunità concentrate nella prima frazione prevalentemente sono appannaggio della formazione di Galderisi. Al quinto Pedrelli da piazzato impegna Lewandowski, mentre la conclusione al nono di De Silvestro è debole centrale. La punizione di Casiraghi a metà tempo diventa insidiosa soprattutto per la deviazione della barriera teramana che fa impennare il pallone. I biancorossi guardinghi non soffrono praticamente mai. Al 26esimo Sparacello arriva solo un attimo in ritardo sul traversone di Celli, poi al 32esimo Chinellato fa sportellate con Caidi calciando male in area di rigore. Due minuti più tardi Casiraghi si mette in proprio, salta due avversari, De Grazia e Caidi, ma trova ancora i guanti protesi di Lewandowski. Il sussulto ospite è a tre dall'intervallo quando De Grazia addomestica un campanile trovando col sinistro soltanto l'esterno della rete. Se il primo tempo era stato non esaltante, il secondo è praticamente privo di spunti di cronaca. Il Gubbio ha un baricentro nettamente più alto, il Teramo fatica a riproporsi anche con l'inserimento in corsa di Zecca per uno spento Sparacello. Galderisi sul fronte opposto le prova tutte, cambia interpreti, soprattutto sugli esterni. Maurizi deve rinunciare invece a Celli infortunato, inserendo l'ultimo arrivato Polak e spostando Fiordaliso largo a sinistra. Di fatto però non succede nulla, il Teramo prende e porta a casa un pareggio che, se non cambia i rapporti di forza in classifica tra le due compagini, comunque permette di ricominciare la marcia verso la salvezza. La vittoria del Rimini sul campo della capolista Pordenone permette il sorpasso dei romagnoli, ma tutto sommato per il momento va bene così. Dopo due stop molto diversi tra loro, con San Benedettese prima e Molese poi, la teoria di Maurizio alla vigilia di questa trasferta trova realizzazione. Quando non puoi vincere, meglio non perdere.